Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo di nuovo su Raid 2, stiamo per affrontare la gara di Macao o Macau. Non ho capito perché in italiano si dice Macao e in coreano Macau. Vabbè. Comunque, Macau che è più corto di Potrero, quindi durerà di meno il giro. Sempre con la nostra Yamaha R1, ci siamo. Gara di Macau, circuito cittadino. Sportellate sui muretti, andiamo. No ragazzi, non ho messo il controllante impennata, sono io che sono partito piano. Io mi sposto all'interno qui. Oh, che staccatone! Li abbiamo fottuti tutti! Ora dobbiamo mantenere questa linea. Alziamo il controllo di trazione che qua serve come... Discesa, occhio che si impenna. Prima craniata l'abbiamo data. Occhio a sta curva. Ci abbiamo una Suzuki dietro addirittura. Ok, primo giro e qua si è andato. Le prendiamo piano le curve, ragazzi, lo so, ma non voglio far cazzate. Ecco, tipo questa. Per prenderla troppo cazzuta, avete visto. Il problema è che a sta curva non si vede quando arriva. Ecco, appunto. Devo prendere come riferimento un'ombra, ragazzi, un qualcosa. Vabbè, qua ci sono dei segni a terra, quindi posso usare anche questi. Frenato un po' troppo presto, che dite? Potevamo osare un po' di più. Vabbè, siamo in sicurezza, ragazzi. Attenzione! Che cacchio, siamo rimbalzati da parte a parte. No. Di nuovo errore, scusate. Perfetto, è arrivata pure la discesa a dare manforte alla nostra
impennata. Cazzo! No! Come diavolo sono caduto, ragazzi! Sono caduto come un pippone! Ok, ultimo giro iniziato in questo momento, ragazzi. Suppongo che qualche graffietto alla nostra Yamaha l'abbiamo fatto. Ok, segni a terra, eccoli. Sì, siamo in controllo, ragazzi. Stiamo controllando la situazione. Abbiamo 2-3 secondi di margine. Ora non li ho visti all'ultimo rilievo cronometrico. Se non vado a sbattere tipo flipper contro i muri, lo manteniamo e stiamo a posto. Aia, craniata. Vabbè, craniata, carenata, tutto ci stava qua. Ho stretto troppo la traiettoria. Molto evidentemente. Madonna! Scusi lo steward, ma lei non mi dovrebbe aiutare. No, ho sbagliato ancora. Devo frenare molto prima di così. Qua, tipo. Ho stretto troppo l'ingresso lì. E attenzione. La penna in arrivo sul traguardo, va bene. Ci piace questa gara, ci piace. Abbiamo vinto, non dico facile, però una discreta leggiadria l'abbiamo avuta. Allora, adesso viene la drag race, che è l'ultima gara, soprattutto l'ultima gara della serie principiante. Poi andremo sulla rookie. Ragazzi, ho dovuto aumentare al massimo il controllo d'antimpennata, perché la moto se ne va a cazzi suoi veramente. Occhio a Biancucci, che non si è arreso. Vabbè, ce la facciamo, ce la facciamo.
Va bene così. Non capisco che diavolo le prende sta moto. Prima non è partita male. Ora sì. E abbiamo perso per colpa di ste impennate. No, no, ragazzi, non ci sto. Non ci sto. Non voglio ripetere questa cagata di gara. Ma perché adesso si impenna? Cioè, va random, ragazzi. Cioè, decide il gioco quando si deve impennare e quando no. E vabbè, mettiamo la seconda subito. Mettiamo il controllo di trazione al massimo, così alla gara successiva ci taglia tutta la potenza. Scusate se riavvio, ragazzi, ma ste cose a me danno al cazzo in una maniera impressionante. Cioè, il gioco stava decidendo di farmi perdere. E allora no. Partiamo piano pure con questo. Ma come cazzo è che va così questo? Ma veramente, raga. Dai, dai, su. Dai che siamo più veloci della cava. Vabbè. Non so se era una Kawasaki o una Honda, onestamente. Questa mo è tosta. Partiti benissimo stavolta. Sì, la vinciamo, la vinciamo. Ormai dobbiamo solo cambiare marcia. Abbiamo vinto. Stavolta sì. Stavolta sì, è così che deve andare. Mi dà fastidio quando i giochi decidono quando devo perdere o no, o devo vincere, ecco. Va bene. Andiamo alla classe rookie, ragazzi. Il primo campionato, anzi i primi due a dir la verità, li ho fatti. Quindi, perché dovevo usare delle moto che avevamo già visto e stravisto, onestamente. E tra cui appunto la Bimota, con la quale ci siamo divertiti un mondo in quegli episodi. Noi adesso facciamo la terza classe della categoria rookie, che ignoro che cosa sia, onestamente. Ah, perfetto. Ci vediamo tra poco, ragazzi. Il tempo di vincere. Eccoci qua, ragazzi. Japanese Hypersport. Quindi solo con le giapponesi. Io lo farei, ragazzi. Oppure ci buttiamo direttamente sulle European Hypersport. Che non già abbiamo una sega di European Hypersport. Abbiamo la F4RR. Vabbè, questa. Che altro possiamo comprare? Minchia, ci ricompriamo l'Aprilia a sto punto. Perché questa è stata modificata da gara, ragazzi. Non guardate. Non lo so. Abbiamo a disposizione 984 punti prestazione. Questa che è? RSV4. Che non abbiamo. Poi c'è questa, l'F4. Manca la Ducati, o sbaglio? Ma la posso scegliere? No. Non capisco perché.
Va bene, va bene. Decido, ragazzi. Ok, ragazzi, la mia scelta si è riversata sulla Aprilia, ma non quella dell'anno scorso, bensì quella del 2014. Perché vi ho detto, quella dell'anno scorso l'avevo già comprata, già modificata da gara. Il colore è quello che vedete, rosso corallo, direi, molto sgargiante. Ci buttiamo subito in pista, siamo a Monza e piove, quindi vediamo un po'. Nella descrizione dice che è leggera nei cambi di direzione. Ci sta. Biancucci ha la stessa moto nostra. Si è adeguato anche questa volta. Alziamo un po' il controllo di trazione, che sulla pioggia è utile, molto utile. C'è scritto anche che è velocissima nell'inserimento. Così è. Dentro sulla KTM. È andata in derapata la KTM, ne approfittiamo. La KTM però è veloce e potente. Dobbiamo azzardare la staccata. Dentro, mollato un attimo i freni per poter andare dritto alla Scari, per poter operare questo sorpasso. Breve inquadratura da dentro con la pioggia. Vi metto la telemetria, ragazzi, perché ugualmente il circuito lo conosciamo bene. Primo giro andato. Gli altri non sono staccatissimi, per dir la verità. Lunghissimo. Ci ha dato la penalità. Ma come fai a darmi la penalità? Vabbè che sì, in effetti ho tagliato, però dobbiamo frenare prima, ragazzi, perché quando si arriva a sta curva. Ok, in questo punto va benissimo. Piove, non sterza benissimo. Dentro chiudiamo la strada, la KTM. Occhio. Guardate come cazzo corre sta KTM. Scelto l'Aprilia anche, ragazzi, perché c'ho il bonus di crediti quando corro con l'Aprilia. Praticamente ce l'ho con tutte le moto il bonus, però tipo la BMW non ce l'ho il bonus ride. Guardate quanto si piega anche sul bagnato. Togliamo un po' di traction control, che non serve tutta sta aderenza. Occhio. Via.
Piega a 50 gradi pure con le gomme da bagnato. Inserimento velocissimo dell'Aprilia. La descrizione aveva ragione. Leggermente largo, successo niente. L'abbiamo staccati molto bene. Tra l'altro è l'ultimo giro, neanche me ne ero reso conto perché la moto è piuttosto divertente e tranquilla da guidare, molto facile. Questa è la moto con cui viaggi, o meglio, scusate, Ghintoli vinse il suo ultimo mondiale, che è stata l'ultima moto praticamente testata da Max Biaggi. Va bene. Ecco, guardate quante belle pecunie arrivano nel nostro portafogli. Allora, facciamo l'ultima gara per oggi. Ci vediamo... poi ci vediamo nel prossimo episodio, dai. Ultima gara... teniamo contenti tutti, quelli che vogliono l'episodio corto, quelli che vogliono l'episodio lungo, lo teniamo in mezzo. Dai, eh. Ok, vado, ragazzi, prima gara sulla 5 per nostra figlia RSV4 del 2014. Mi ha dato una penalità di un secondo per aver guadagnato 3 decimi, vabbè. Poi invece si è buttato per terra qualcuno, come se non fosse niente. Prendiamoli subito. Lo sapevo che le BMW erano cazzute. Abbiamo anche un MV contro. Oh, attenzione, si insinua. Gli ho chiuso la porta in faccia, leggermente. Attenzione. C'è ancora la MV dietro di noi. Non abbassiamo la guardia, ragazzi. Attenzione, al limite. Lasciato la terza, mannaggia. Invece di mettere la seconda. Ok, siamo in testa. Frena. Qui la moto, in questo circuito, non ha proprio la possibilità materiale di impennarsi perché è tutto curva. Però dove può, diciamo che la tendenza c'è.
Guardate come ha aperto il gas di violenza. Giusto per vedere l'angolo di sterzata. 60 gradi non è poco, è da MotoGP quasi. Però anche questo botto è da MotoGP. Ho frenato troppo tardi. Perdonatemi. A 54 gradi. Ultimo giro, ragazzi. Errore qui, errore. Anche qui. Si stanno riavvicinando. Non dobbiamo fare in modo che si avvicini. Porca troia. Occhio. Qualche rischio che quest'ultimo giro ce lo stiamo pigliando. Quarantotto gradi, mamma mia. Traversone in ingresso curva. Sì, ragazzi, adesso vi lascerò sempre la telemetria, così potete vedere anche le stronzate. Se volete criticare anche nei commenti il mio modo di guidare così aggressivo, tendente all'errore, fatelo pure, non vi sentite in difetto, assolutamente, accetto le critiche. Però dovete sapere che questo è il mio stile di guida da sempre. E di certo, molto probabilmente, non lo cambierò. Va bene, ragazzi, allora, noi ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio con un'altra gara con la nostra piglia. Un bacione, ciao!